Liberi dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1. Mercoledì 20 maggio, buongiorno a tutti e a tutte da Francesca Candioli e Caterina Bombarda e bentornati anche oggi a Liberi Dentro Eduradio, il nostro programma iniziato oramai da più di un mese e che proprio per questo possiamo considerare il nostro appuntamento quotidiano della mattina, sia per gli affezionati che ci ascoltano alla radio in questo momento, ma soprattutto per chi ci ascolta dal carcere della Dozza, a cui come sempre va il nostro pensiero e il nostro saluto. Iniziamo questo mercoledì mattina con la rubrica della scuola a cura del Centro per l'Istruzione degli Adulti. Oggi con l'insegnante Anna Di Italiano vedremo un approfondimento sulla figura di Charlie Chaplin, attore e regista britannico che prestò il suo volto espressivo al personaggio di Charlot, diventando l'icona del cinema muto del XX secolo. L'immagine di Charlot è ormai arcinota a tutti, è questo omino, vagabondo, dall'indole tenera e ingenua che vive ai margini della società e sembrerebbe perciò destinato alla sconfitta e alla derisione, ma che invece mantiene sempre un'invincibile coerenza e purezza d'animo. Ed è proprio a questi valori che si ispira il discorso dell'umanità nel film Il Grande Dittatore del 1940, un inno alla pace universale scritto nel contesto di un'atmosfera febbrile di inizio guerra, la Seconda Guerra Mondiale, quando in tutte le potenze occidentali fiorivano i fascismi e il mondo non poteva ancora immaginare l'orrore dell'Olocausto, anche se si stava già consumando, anche se i primi campi venivano costruiti, anche se milioni di uomini e donne stavano già morendo. Ma per non troppo anticiparvi, cedo subito la parola ad Anna che ci legge alcuni stralci e ce ne racconta la storia. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere. Buongiorno a tutti, sono l'insegnante Anna e oggi vorrei parlarvi appunto di questo grande uomo, Charlie Chaplin. Dal film Il Grande Dittatore del 1940, il discorso di Charlie Chaplin, riletto oggi, rappresenta l'auspicio di una ripresa e di nuova umanità. Una nuova umanità fondata su progresso, sostenibilità e tolleranza. Chaplin è nato a Londra nel 1889, un artista che ha rivoluzionato il mondo con il potere della risata e la poesia dei gesti. Un inno, quindi, in difesa della libertà, aiutandosi l'un l'altro. E questo è il significato del discorso L'umanità di Charlie Chaplin. Il discorso rappresenta un manifesto per un mondo migliore. Il discorso all'umanità rappresenta già in principio ad un appello potente a favore del risveglio della sensibilità individuale. Charlie Chaplin scrisse e diresse il film Il Grande Dittatore, appunto, nel 1940. E proprio quell'anno Hitler era salito al potere. La Seconda Guerra Mondiale era iniziata da appena un anno e il mondo non poteva ancora immaginare l'orrore dell'Olocausto. Le parole del discorso di Charlie Chaplin oggi assumono un forte valore comunicativo, l'auspicio di una ripresa, di una nuova umanità. Charlie Chaplin è stato un regista, attore, sceneggiatore, compositore e produttore. Chaplin era figlio di Charles, guitto del musical, e di Hannah, una soubrette ebrea malata di nervi, che trascorre lunghi periodi di internamento in una casa di cura. Apprende dalla madre i primi trucchi del mestiere e a 5 anni si esibisce per la prima volta sul palcoscenico, in sostituzione della mamma, che aveva perso la voce. Il primo lungometraggio di Charlie Chaplin è il monello The Kid del 1921, per il quale ha probabilmente preso spunto dai ricordi della sua infanzia. Nel 1953 è costretto a tornare in Gran Bretagna a causa della persecuzione mercantilista, visti i suoi atteggiamenti in favore di artisti comunisti. Quando si parla di maccartismo, si fa riferimento a un periodo della storia statunitense durato dalla fine degli anni 40 alla metà degli anni 50 del Novecento.
contraddistinto da un forte sentimento di sospetto nei confronti dei presunti comunisti. Noto anche come seconda paura rossa. Il maccartismo deve il suo nome a un senatore repubblicano del Wisconsin, Joseph McCarthy, che condusse la maggior parte delle audizioni nei confronti dei sospettati. Durante questo periodo, negli Stati Uniti si diffuse il timore che le istituzioni americane potessero subire influenze comuniste. Timore accentuato dalla scoperta di diversi casi di spionaggio sovietico, dal successo del 1949 della rivoluzione cinese, dal rafforzarsi dell'egemonia dell'Unione Sovietica sull'Europa dell'Est e dalla guerra di Corea, che andò in scena nei primi anni 50. Caratteristici dell'epoca furono i controlli di sicurezza interni cui venivano sottoposti gli impiegati del governo federale. Fino al 1951 era sufficiente un ragionevole motivo per considerare un lavoratore sleale e quindi licenziarlo. Da quell'anno invece si richiese la necessità di un ragionevole dubbio sulla lealtà dell'imputato. Molto colpito dal maccartismo fu anche l'ambiente di Hollywood, in cui trovavano lavoro diverse persone provenienti dall'Europa, obbligate a emigrare. A causa delle loro simpatie per le sinistre, dopo l'avvento del nazismo. Tra gli altri accusati di anti-americanismo ci fu anche Charlie Chaplin, che nel 1952 si vide cancellato dall'FBI il suo visto di rientro, dopo un viaggio in Europa. Da quel momento, pur in assenza di dichiarazioni di colpevolezza ufficiali, la sua carriera americana al cinema si concluse. Il grande dittatore esce nelle sale il 15 ottobre del 1940. Gli estimatori di Chaplin sanno bene come questa pellicola rappresenti una novità assoluta. Si tratta del primo film sonoro del regista e attore inglese. Perché il grande dittatore rappresenta un'eccezione rispetto a tutti i suoi film muti? Perché Chaplin sente di aver qualcosa da dire, che la sentano in tutti i cinema, in tutti i teatri, in tutto il globo. Lo stesso globo che suo Hitler feticcio si diverte a far rimbalzare da un capo all'altro del suo immenso studio. Chaplin attinge al concetto di satira. Attaccare il potere rendendolo ridicolo, scuotere le menti assopite dalla propaganda con il fragore delle risate. Come si fa ad aver paura di un omino che si arrampica sulle tende come una scimmia, che danza un valzer in punta di piedi con un mappamondo? Alla fine il grande dittatore si fa serio però e durante un comizio dice finalmente quello che pensa. Dietro i simboli e le divise, egli è un uomo e in quanto tale ama i suoi fratelli, cioè tutti gli altri uomini. Un messaggio d'amore all'umanità che oggi più che mai suona attuale. È un messaggio rivoluzionario che non tutti sono pronti ad accogliere. Quello del grande dittatore, così dopo la fine della guerra il maccartismo degli Stati Uniti dà inizio alla caccia alle streghe. Memore del suo discorso all'umanità, considerato troppo progressista, il governo americano ritira a Chaplin il visto per l'America. Questo gesto segnerà profondamente l'artista comico. Chaplin, a quel punto, amareggiato e deluso, si ritira in Svizzera e torna in America solo per ritirare il suo secondo Oscar nel 1972. Un Oscar alla carriera che gli è stato attribuito per l'incalcolabile contributo dato alla trasformazione del cinema nell'arte del nostro secolo. Il rapporto dell'America con Chaplin comunque fu sempre difficile, anche a causa delle sue scappatelle amorose e dei numerosi scandali.
La prima moglie, sposata nel 1918, aveva solo 16 anni, mentre lui ne aveva 28. Stessa età per la seconda moglie, quando Chaplin ne aveva 35. A 44 anni, nel 1933, sposa Paulette Goddard, di soli 19 anni, e l'ultima moglie ha 36 anni di differenza. Nel 1975, a Londra, la regina lo nomina baronetto. Muore nel sonno il 25 dicembre del 1977 nella sua villa in Svizzera. Concludo questa chiacchierata su questo meraviglioso artista con una frase di Sir Charlie Chaplin. Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi vivi come credi, fai cosa ti dice il cuore, ciò che vuoi. La vita è un'opera di teatro che non ha prove iniziali. Quindi canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento della tua vita, prima che cali il sipario e l'opera finisca senza applausi. Vi lascio con questa frase meravigliosa. Arrivederci a tutti. Aspetto l'alba per partire, stare svegli è più facile che andare a dormire. Aspetto che smetta di piovere, aspetto che smetta di piovere. Aspetto mi vengano a prendere, uno squillo è il segnale per scendere. Aspetto che smetta di piovere, aspetto che smetta di piovere. Aspetto che arrivi l'ispirazione, che cada dritta in testa come da un piccione. Aspetto che mi guardi, aspetto che... Ben ritrovati a Liberi Dentro, ma ora seguiamo il flusso di questa puntata con un altro intervento, questa volta incentrato sull'umorismo e l'ironia nella cultura araba. Ai microfoni c'è la voce di Paolo Branca, uno dei più grandi arabisti e islamologi italiani, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che nel 2014 ha partecipato al progetto Diritti, Doveri, Solidarietà, coordinato proprio al carcere della Dozza da Ignazio De Francesco, e che poi nel 2016 è diventato un film, un documentario, Dustur, diretto da Marco Santarelli. Paolo, possiamo dirlo senza esagerazione, è uno dei più grandi e riconosciuti arabisti italiani, scrive, traduce e tra tante cose è anche venuto alla Dozza per partecipare a un progetto appunto sulle costituzioni e le primavere arabe. Allora vorrei iniziare da un ricordo. Che impressione ti ha lasciato quel passaggio nell'area pedagogica della Dozza? Potevamo essere il 2014 o 2015. Ma mi ha fatto una bella impressione, come sempre. Io sono una decina di anni che vado anche nelle carceri della Lombardia a parlare proprio di pluralismo religioso e devo dire che i carcerati dicono sempre delle cose molto interessanti perché le vivono e le sentono profondamente, e io sono grato di questa bella esperienza. Nelle tue tante attività di arabista c'è anche stata quella del contatto con uno dei massimi romanzieri, autori, scrittori contemporanei di questo mondo, che è Najib Mahfouz. È molto famoso, molto conosciuto, non solo per i libri ma anche per gli sceneggiati televisivi e i film che sono stati tratti dalle sue opere. In tutto il mondo arabo si conoscono questi spettacoli, questi film. E io ho tradotto Zukak al-Medak, al vicolo del mortaio, che fa parte della sua produzione più realista, in cui descrive il Cairo, i suoi vicoli, le persone. Ma ha scritto moltissimo e magari vi manderò, se possibile, un suo piccolo racconto che si intitola Jannatul Atfal, Paradiso dei bambini, in cui una bambina musulmana chiede a suo papà come mai non può rimanere con la sua amica cristiana durante l'ora di religione, e vengono fuori delle domande e delle risposte molto interessanti e anche divertenti. Il tuo libro è uscito, il tuo primo libro è uscito in un momento in cui si poteva avere l'impressione, vedendo le cose dall'Europa, che il mondo arabo e i musulmani in particolare fossero totalmente privi di senso dell'umorismo.
Ma allora io ho scritto questi libri anche perché volevo contrastare questa idea molto diffusa di una civiltà, di popoli che non sanno sorridere, che non sanno ridere di se stessi e degli altri, che reagiscono in modo violento a qualsiasi scherzo, perché proprio l'Egitto, tra l'altro, è la patria delle barzellette arabe, insomma, sono belle tutte, ma quelle egiziane sono come quelle napoletane da noi. E mi è sembrato giusto che le persone conoscessero questa anima mediterranea che ci comuna, spagnoli, greci, italiani, nordafricani, medio orientali, ridiamo delle stesse cose a volte con barzellette che sono quasi la traduzione esatta da una all'altra lingua. Prova a raccontarci qualcosa di questo umorismo arabo, le sue specificità e poi anche qualche bel esempio. Da dove nasce l'umorismo? Nasce spesso dal fatto che uno dice delle cose che non si dovrebbero dire. Ci sono delle storielle divertenti addirittura sui compagni del profeta, sui califfi. Per esempio Omar, che è stato un grande personaggio nell'Islam delle origini, uno dei califfi ben diretti. Però c'è anche una storiella che dice che lui di notte andava in giro per la città Medina per scoprire se qualcuno disobbediva ai principi, ai precetti della religione, e una volta sarebbe entrato da una finestra scoprendo un uomo che era in una stanza con una donna che non era la moglie e addirittura avevano del vino da bere. E quindi Omar li ha rimproverati, e questo signore che era all'interno della casa riconosce di aver sbagliato, ma dice: "O principe dei credenti, però anche tu hai sbagliato per 3 volte, perché il Corano dice che non bisogna entrare dalle finestre ma dalle porte, e che quando si entra bisogna salutare e tu non ci hai salutato, e il Corano dice anche che non bisogna fare gli spioni". Quindi diciamo che è un modo di ribellarsi a un'autorità che voleva troppo controllare tutto. E sulle vicende così più attuali, le primavere o... Sì, beh, naturalmente tantissime sono le barzellette contro, per esempio, i presidenti dei paesi arabi che stanno al potere 30-40 anni, e ce n'è una appunto che dice: "Signor Presidente, il popolo vorrebbe sapere quando lei farà il discorso di addio". E lui chiede: "Come di addio? Perché dove vanno loro?" Quindi lui non pensa di lasciare il suo posto, è semmai il popolo che deve lasciare il paese. E poi ci sono anche quelle legate al contesto dell'emigrazione. Ce n'è una francese, ma legata agli arabi. C'è un ragazzino che va a scuola e la professoressa gli domanda: "Come ti chiami?" E lui risponde: "Mi chiamo Ahmed Ben Ashur". E la professoressa dice: "Ma non è possibile avere un nome così in Francia, nessuno è capace di pronunciarlo. D'ora in poi tu sarai Amédée Benoît e sei francese ormai". E il bambino si convince, va a casa e quando la mamma lo chiama Ahmed, lui non risponde e dice: "No, io non sono più Ahmed, sono Amedeo". E la mamma naturalmente lo rimprovera, addirittura il papà quando torna a casa la sera lo picchia, lo punisce. E quando torna il giorno dopo a scuola, la maestra, la professoressa, vede che è successo qualcosa e gli dice: "Ma mi spieghi come mai sei così conciato? Cosa è successo?" E lui risponde: "Ero francese da poche ore e due arabi mi hanno aggredito". Viaggio in fondo ai tuoi occhi. Ponte di storie, a cura dell'associazione AVOC. Rieccoci, bentornati a Libri Dentro. Oggi per il Ponte di Storie voglio presentare un contributo di una volontaria AVOC, Maria Luisa, che ha affidato ad un artista molto noto la lettura di quelle che sono alcune delle emozioni che sicuramente avete provato in questi ultimi mesi. L'artista in questione è Stefano Pesce, noto attore cinematografico, famoso per aver partecipato a diverse serie televisive italiane, come Distretto di Polizia o RIS Delitti Imperfetti, mentre al cinema, tra i vari film, ha partecipato a diversi film, Ma che colpa abbiamo noi, Amore a prima vista, da 0 a 10, con cui ha partecipato al 55esimo Festival di Cannes. Ascoltiamolo. Buongiorno a tutti, sono Stefano Pesce e volevo ringraziare innanzitutto
la professoressa Maria Luisa Pozzi, che mi ha permesso di entrare dentro la vostra situazione, dentro le vostre vite, e di iniziare così a sentire per vicinanza la vostra condizione. Io mi occupo di rappresentare, e questo è il mio lavoro, il lavoro di attore è questo. Abbiamo in qualche modo vissuto tutti noi in misura omeopatica, logicamente, qualcosa che forse assomiglia a quello che voi vivete sulla vostra pelle. Questo sostanzialmente è il motivo che mi ha fatto accettare di leggere le vostre sentite parole, perché appunto soltanto la vicinanza si sente, e sentire è la base della vita. Io non ho un particolare messaggio, né tantomeno frasi ad effetto, sono però curioso e spero di poter leggere ancora le vostre parole, in modo tali che con la mia incisione abbiano una libera circolazione on the air. Vi saluto, vi ringrazio, ciao, Stefano Pesce. Ciao a tutti voi, dovunque voi siate, ragazzi e ragazze della Dozza o ascoltatori di questa radio. Io sono Maria Luisa Pozzi, volontaria AVOC. Oggi faremo esperienza di alcune emozioni, tristezza, paura, rabbia e tante altre. Ma cominciamo da una piccola poesia di Irene, bimbetta di scuola elementare. Leggerà i testi che seguono Stefano Pesce, attore cinematografico, televisivo e ovviamente di teatro. Oggi faremo esperienza di alcune emozioni, tristezza, paura, rabbia e altre ancora. Ma cominciamo da una poesia di Irene, bimbetta di scuola elementare. La paura ti corre dietro, ti lascia nei guai, è come un drago a tre teste, cocciute e maldestre. È bugiarda, furba assai, molto antipatica, non te la dimenticherai. È una strega, brutta e arrabbiata, dentro la testa si è inoltrata. Io so cos'è, lo saprete anche voi, è la paura, inventata da noi. Irene ci presenta la paura che ci assale, ma adesso il pericolo è reale, perché è arrivato il coronavirus, forse anche dentro le carceri. Era il 9 marzo 2020. Il giornale, nella cronaca, manda questo titolo: Coronavirus, rivolte nelle carceri. Sto ancora dormendo, ma nel frattempo accadono fatti. La finestra sbianca, le tenebre sfumano nel grigio, la stanza emerge dallo spazio indistinto. Vi cercano appoggio ombre pallide, vacillanti. Le visite dei familiari sono sospese, si dispera angoscia. Emergenza coronavirus. Non possono farlo! Ringhia furore. Avevo un colloquio con mia figlia domani mattina. Piange dolore. Le visite dei familiari sono sospese. Urla rabbia. Emergenza coronavirus. Io ho la comunità che mi aspetta. Sospira tristezza. L'incontro era domani. I volontari non possono entrare. Sospira dolore. Emergenza coronavirus. Qualcuno ci deve ascoltare. Singhiozza terrore. Qualcuno ci deve ascoltare, ringhia rabbia. Perché non ci mandano a casa, ai domiciliari? Sospira speranza. Mia madre mi stava vicino quando la febbre saliva e le mani e il ghiaccio sul capo. Vorrei aver chiesto scusa quando sgridava, sussurra rimpianto. Arriva paura ansimante. I materassi sono dati alle fiamme. Un fumo nerastro sale dal basso. Sta arrivando fin qua. Il fumo ci ucciderà. Urla terrore. Non dirlo. Ringhia furore. O sarà il virus che ci ucciderà. Sussurra tristezza. Non dirlo. Tuona furore. Voglio vedere sorgere il sole domani. Piange tristezza. Voglio veder sorgere la luna domani. Urla rabbia.
Qualcuno venga a parlarci! Qualcuno deve venire a parlarci! Tuona furore e consapevolezza chiede: a chi deve rispondere? Cosa farete per tutelarci? Sì, certo, anche noi come voi abbiamo paura e abbiamo anche paura che voi, travolti dalla vostra paura, possiate dimenticarvi di noi. Sì, noi come voi abbiamo paura perché noi come voi siamo esseri umani. Non ha forse occhi un detenuto? Non ha mani, organi, membra, sensi, affetti e passioni? Non viene ferito forse dalle stesse armi? Non è soggetto alle sue stesse malattie? Non è curato e guarito dagli stessi rimedi? E non è infine scaldato e raggelato dallo stesso inverno e dalla stessa estate che chiunque di noi? Se ci pungete, non versiamo sangue forse? E se ci fate il solletico, non ci mettiamo forse a ridere? Se ci avvelenate, non moriamo. E ora siamo alla fine. E per finire vi chiedo di scrivere alcuni momenti in cui avete provato le emozioni a cui l'attore ha dato voce. Le ripeto lentamente, potete prenderne nota. Tristezza, rimpianto, rabbia, paura, terrore, ma anche speranza. Scrivete di queste emozioni quando le avete provate o durante la rivolta in carcere oppure anche in questi lunghi giorni di reclusione. Poi le mandate a noi volontari AVOC. A proposito, i testi che ha letto il nostro attore sono tratti da Bisuava Szymborska e da William Shakespeare. A presto, Maria Luisa. Credere per vedere, a cura del cappellano del carcere Marcello Mattè. Voglio condividere con voi una storia che ho incrociato su internet senza sapere da dove sia partita. Un uomo di 73 anni che si trovava in un ospedale d'Italia colpito dal Covid-19 guarì. Gli venne detto, alle dimissioni, che doveva pagare per aver utilizzato il respiratore per un giorno. A quel punto l'uomo scoppiò a piangere. Allora il medico gli disse di non piangere per il conto da pagare, perché in qualche modo avrebbero sistemato le cose. Ma quello che l'anziano signore disse fece piangere i medici. «Non sto piangendo per i soldi che devo pagare», disse. «Sono in grado di sostenere la spesa. Sto piangendo perché ho respirato l'aria di Dio per 73 anni e non ho pagato mai nulla per questo. E adesso devo pagare per aver utilizzato un respiratore in un ospedale per un giorno. Vi rendete conto di quanto sono in debito con Dio? Non l'ho neanche mai ringraziato». Le parole di quest'uomo fanno riflettere. Non consideriamo seriamente il fatto che l'aria respirata è gratuita. Soltanto quando abbiamo bisogno di un respiratore ci rendiamo conto che respirare ossigeno può essere costoso. Quando si cambia il modo in cui guardiamo le cose che guardiamo cambiano. La gratitudine è un'emozione che ci dà forza. La gratitudine sostiene il nostro sistema immunitario. Dovremmo essere più consapevoli e più riconoscenti per i doni che la vita ci dà. Nella vita ho sperimentato che quando siamo pieni di gratitudine non abbiamo paura. Gratitudine e paura insieme non possono coesistere. Allora cominciamo a tenere il conto di tutte le benedizioni che la vita ci dà. Grazie è la migliore preghiera che possiamo recitare. Quando siete grati per le cose che la vita vi dà, allora la vita vi darà molto di più. Non date mai per scontati i doni che la vita vi fa. Non permettete che la gratitudine per la vita svanisca. Grazie per aver ascoltato. Siate felici e in buona salute.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto e a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.